Allora, la situazione mi sembra piuttosto riscaldata, una situazione che doveva essere risolta già molto tempo fa. Ricordiamo che loro sono molti degli operatori che hanno prestato servizio presso una delle cliniche geriatriche, forse l'unica del sud Italia, di Miano. Voi siete rimasti appesi ad un filo senza sapere della vostra ricollocazione e anche i degenti, che fine fanno? Che fine hanno fatto? Sì, come può vedere la tensione è alta, è altissima, perché rispetto al fatto, come lei diceva, del decreto della ricollocazione del personale, ad oggi questo decreto c'è, ma siccome questo decreto prevedeva una commissione per l'assegnazione dei posti letto insieme al personale dipendente, ebbene questa commissione ad oggi non è stata ancora formata, perché il Presidente della Giunta dice che bisogna fare un altro decreto per nominare i componenti di questa commissione. I componenti di questa commissione non si capisce da dove devono venire, chi deve far parte di questa commissione, qual è la procedura, c'è una confusione intorno a questa commissione che deve dare la garanzia della ricollocazione a questo personale. Bene, il personale avverte questo disagio e questo sbandamento delle istituzioni e praticamente va in escandescenza, ma giustamente. Ecco, nel frattempo mi sembra che la politica stia definendo tutto. La politica sembra che stia definendo tutto, però i tempi della politica, come sempre, non sono i tempi dei lavoratori. Purtroppo c'è una fase di stallo, cosa che è stata già denunciata sabato dalla CISL, che io sono Marco Fioretti, comunque CISL, e noi non possiamo attendere i tempi lunghi e la burocrazia della politica. Lei sta lavorando? No. Lei lavora? No. Fermi da quanto tempo? Siamo dal 22 dicembre, siamo fermi. L'ultimo giorno di lavoro è stato il 22 dicembre. Ecco, io vorrei anche... I stipendi non li stiamo prendendo. È stato dato il 27 di giugno. E i degenti che fine hanno fatto in tutto questo? I degenti molti sono stati spalmati in altre strutture, qualcun altro probabilmente se ne è perse le tracce perché erano geriatrici, ma il problema serio lo hanno affrontato i colleghi precedentemente. Qua c'è un problema, c'è il decreto di ricollocazione che i lavoratori insieme al sindacato se lo sono guadagnati col sangue, stanno perdendo tempo perché in questo momento quel tavolo politico è sbilanciato sugli imprenditori, cioè ci sono dei soggetti che interloquiscono con gli imprenditori senza tenere conto che c'è un'altra parte che manca. Noi dobbiamo riequilibrare quel tavolo. Gli assegni sono stati coperti? No, al momento no, e credo che nessuno tranne il sindacato ed altri si siano preoccupati di questo, ma ribadisco il concetto, in questo momento è una partita tutta politica, bisogna riequilibrare un tavolo in regione che oggi guarda solo gli interessi degli imprenditori e non quelli dei lavoratori. Ecco, contestualmente io vorrei precisare una cosa, tutte queste persone che sono in attesa hanno pagato con sacrificio, la loro vita l'hanno dedicata. Sicuramente sono lavoratori che il più giovane lavorava da 15 anni in questa struttura dedicando con passione tutti i giorni alla nostra utenza, che era un'utenza di anziani che aveva bisogno di assistenza continua. All'interno della struttura ora che cosa c'è? All'interno della struttura ci sono delle gatte e le guardie giurate. Questi malfattori, questi truffatori che purtroppo si sono susseguiti, perché non ce n'è stato uno solo, hanno fatto sì che il personale non percepisce stipendi da luglio, l'ultimo stipendio è stato maggio, le prime due mensilità di cassa integra sono state erogate questo mese, ma grazie solo alla costanza e ai sacrifici fatti da questi lavoratori con continue manifestazioni, continui scioperi. Non è possibile lasciare 300 persone per strada in questo modo. È la terza edizione della...